a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci, wow, qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi abbiamo fatto cose direi a dir poco mirabolanti. Perché siamo riusciti a superare il verdugo, siamo riusciti a incontrare finalmente Luis e siamo riusciti, incredibile ma vero ragazzi, alla prima a sconfiggere i due gigantoni. Quindi mi chiedo d'ora in avanti che cosa altro ci aspetterà, perché in effetti quello che adesso stiamo cercando di fare è di recuperare la povera piccola Ashley, che appunto ragazzi oramai era stata bella che catturata. E riusciremo a ritrovarla? Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, dove probabilmente adesso succederà qualcosa di veramente epico direi, perché stiamo giusto per saltare in questo meraviglioso carrello della miniera assieme a Luis. Quindi probabilmente vedremo anche oggi Dacci qualcosa una spinta, di mirabolante. Beh, lui si è definito ecco, Don Chisciotte. Con questo faremo molto prima. Sicuramente. Lo stiamo facendo davvero. Ehi, andiamo di fretta, giusto? Temo proprio di sì, Leon. Comunque, lo stiamo facendo davvero. Cosa? Reggiti forte. Mi sa che ci tocca. Oh, wow. Altro che montagne russe, ragazzi. Quello di cui ho paura. Ok. Oh, Cassius. Dobbiamo pure indirizzarlo. Tesoro, lo so. È un attimo. Ah, più. Per quelle tavole. Oddio. No, regà, la vedo male. Altrimenti ciao. Ciao, è andata. Iniziamo proprio benissimo, regà. Se qua bisogna fare affidamento sulla velocità della mia mira, la vedo davvero, davvero dura. Quindi, di nuovo, niente. Andiamo. Lo so, tesoro. Mi devo inclinare. Abbi un attimo di pazienza. Cerchiamo di non schiantarci, ragazzi. Possibilmente. Fai qualcosa per quelle tavole. Ok, uno. E. Cambia binario. Due. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok, basta mantenere un attimo le calme e di sangue freddo. Come al solito, ma. Raga, oh, non è facile. Oddio. Oh, bello. Oh, Luis, mi deve aiutare. Oh, lo dovrei aiutare pure te, però, tesoro. Ok, vai. Un altro fatto fuori. Questo, no, raga, è bellissimo tutto ciò. Davanti, Madonna santa. Oh, piano. È così popolare? A sinistra. Ok. Teniamoci. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio per quanto possibile. Oddio. Oh Jesus Christ. Oddio. No, mo ci faccio saltare in aria pure a noi, raga. È un attimo. Luis, potresti cercare di sparare pure te, però. Cioè, non è che posso fare tutto io. Devo guidare il carrello, devo togliere le tavole di mezzo, devo cambiare i binari, devo sparare i pezzi di merda. Che altro devo fare? Devo far esplodere la gente? Qualche altro compitino ingrato? Ok. È bellissimo tutto ciò, ragazzi. Ok, miriamo con calma, perfetto. Aia, sorete, mammeta, pezzo di merda. Benissimo, almeno il binario sono riuscito a cambiarlo. Un bel respiro. Piano. Mamma mia. Altro che montagne russe, ragazzi. No! Finito. È già finita! Temo di no! Siamo soltanto all'inizio. Ecco, il carrellino della miniera mi sa che è finita, purtroppo. Peccato, perché mi stavo divertendo tipo tantissimo. È stato bellissimo, ragazzi. È stato davvero bellissimo. Quindi, Luis, vedi di accompagnarmi, non lasciarmi da sola, ovviamente, perché qua immagino che ci troveremo. Ecco, vedete? Il prossimo.
Il prossimo, oddio, che cazzo è successo? Ah, ci ha pensato Luis, grande, ma c'era un ingresso pure. Oddio, il forcone no! Oddio, il forcone. Spammete! Ecco, ho usato pure il coltello, mannaggia santa, l'ho sprecato. Vabbè, comunque, almeno ci siamo liberati di questo rompiscatole. Va bene, allora, rompiamo la scatola. E munizioni pistola. Ho visto questo, infatti, l'avevo notato. Caraffa, probabilmente anche qua si potranno incastonare delle gemme. Pianta rossa, ci piace, meraviglioso. Pesetas. E che altro? Barilotto. Pesetas. Dateci qualche altra munizione, ve prego. Tra l'altro, ah, che bello! Allora ce l'avete messa altre sessioni col carrellino. Qualcuno di voi mi ha scritto che molto probabilmente, ragazzi, vendere lo Stingray non è stata proprio una cosa super saggia, perché è, mi sa, più forte del fucile automatico che ho preso. In ogni caso, se dovessi riuscire, ragazzi, ad allargare la valigetta, magari, avendo abbastanza pesetas, magari potrei pure ricomprarlo. Quindi, un'altra volta. Di nuovo, un'altra volta. Pronti a ballare, ragazzi? Sulle mani! Isma, alza il braccio, dai! Andiamo! Tieniti, tieniti! Oh, qua se va più veloce. Con calma. Mamma mia, la musica! Oddio, che è? Lo senti anche tu? Oddio, lo sento! Lo sentite come, purtroppo? Belli! Saltate un po', grazie! Ok, mi sa che con alcuni faccio prima così, ragazzi. Via un altro. È stupendo tutto ciò. Veramente bellissimo. Oh, porca di quella paletta! Ok, via uno. Oddio, là davanti! Attenzione! Non possiamo di certo farci lanciare pure la dinamite. Oh, sì, sì, divertentissimo. Su questo sono d'accordo. Oh, cavolo. È bello. Mannaggia la miseria. Luis, mi devi dare una mano però, amico. Mi devi dare una manina. Ok, reggiti. Regà, è spassosissimo, veramente. Vedete la dinamite là in fondo. Cioè, dinamite, dei barili là in fondo, facciamoli saltare, non si sa mai. Probabilmente ci hanno liberato il passaggio. Ok. Oh, che altro c'è? C'è qualcun altro che ci ha... Oh, no. Che mi è stata di? No, raga, pure il tizio con la motosega, no. Come potete di questo, dai. Non ci prova. Bastardo, malefico. Oh, bello. Bastardo. Regà, minchia, bisogna far attenzione a 3000 cose. È bella complicatuccia sta cosa, però, Il bello è che pure loro sono sticcarelli della miniera. Cioè, regà, dai, ecco. Epico tutto ciò. Non ci prova. Bello di casa, non ci prova. E mori, però. E mori. Quanto te devo sparare, figlio di una grandissima... Ecco, va. Vai a deragliare da un'altra parte. Pronti? Reggetevi! Oh, binario. Oh, cazzo. Ok. Meno male, ragazzi. La mia mira mi ha un attimo accompagnato. Piano, piano. Bella porcheria. Minchia, vi farei saltare in aria, Dio santissimo. Oh merda. Oh. Cosa? Vai sul set. Oh, si vola. Vacca, regà, altro che Indiana Jones. Conta fino a tre la prossima volta, saggio. Come deve fai? Avere prontezza di riflessi, come c'era il nostro caro Leon. Beh, però ci è andata bene. Beh, di culo, sì. Prendiamo l'ascensore.
Sì, un attimo, c'è la macchina da scrivere. Perfetto, allora, la partita l'abbiamo salvata. E dire, raga, che noi stiamo ancora, tra l'altro, cercando di ritornare in superficie. No! Ci mancava questa. Ecco. Possiamo arrivarci facendo il giro. Giusto a un passo dall'ascensore, facendo il giro. Che palle, vediamo un attimino allora. Ma non è che me devo calare da qua? Eh sì, me devo proprio calare da qua. Quindi poi dovremo fare il giro per risalire praticamente. Quindi vediamo di stare pronti, perché qualcosa mi dice che comunque, raga, ste zone brulicheranno di rompipalle. Ovviamente. Ci sei, Luis? Non t'aspetto, eh? Leon, regà, sta avanti. Oddio, che è sto schifo. No. Oddio, no. Oddio, no. Si mimetizzano bene. Oh, no. Questi ci mancavano, ragazzi. No, pure l'insetto. No. Ma siete cattivi. Pure gli insettoni di nuovo. No, vi prego. Mannaggia la pupazza, mannaggia. Allo schifo. Bello il saltino, bellissimo. Attento, Luis. Attento che spoddio, li sento dovunque. No, raga, no. Ok. Oddio, no. Di nuovo il panico degli insettoni. Speravo fosse finita sta storia, sinceramente. Mi sbagliavo alla grandissima. Ok. Porca vacca! No, non me l'aspettavo. Grazie. No, non l'avevo visto. È stato davvero inaspettato. Oh, cazzius. Oddio. Luis, Spara! Mannaggia santa, c'è un altro lì in fondo. Oddio. No. Oh, regà. Calma. Allora, c'ho sta miscelletta. È terribile tutto ciò. Davvero terribile la situazione. E mori. Solo uno. Fuori 100. Oh, Luis. Ma che cosa stai facendo? Cosa stai ammirando di così bello? Non vedi che è lì pronto per essere ammazzato, per esplodere? No, raga, ma è strapieno. Oddio, non so se è il caso di stare qua a usare tutte le munizioni. Sfida. Sono troppe le vite perdute a causa di quello sciame di insetti. È una vera piaga. Ti prego, distruggi le entrate del loro gigantesco alveare e salvaci da altre tragedie. Distruggi tutte le entrate all'alveare. Cioè, sarebbe a dire... Bella domanda. Bisognerebbe un attimo capire che minchia si intende per le entrate all'alveare. Quali saranno mai queste entrate all'alveare? Oddio, non ce la posso fare. Ma vaffanculo, Luis. Che ne dici di aprire il fuoco anziché la bocca? Esatto. Io sono la mente, tu il braccio. Ma anche no. Ecco. Oddio! Tua sorella, maledizione. Devi morire. Lo schifo. Oddio. Sono troppi, maledizione. E si mimetizzano veramente bene anche sulle pareti. Porcaccia miseriaccia. Tra l'altro c'ho pure il giubbotto fuori uso. Oddio, che incubo. Mannaggia. Allora, adesso che sono di nuovo qua sopra, prendiamo questo. Munizioni Magnum. Qualcuno di voi mi ha pure detto che ho fatto male a vendermi le munizioni Magnum che avevo già raccolto. La fessa di solita. Stammi lontano, Dio santo. Schifo. Lì ce n'è un altro, tra l'altro. Ok, allora, adesso facciamo una cosa bellissima. Misceliamo la piantina verde con quella gialla e la usiamo tipo now. Così ci ripristina la vita e ce l'allunga pure un pochettino. Tra l'altro, munizioni carabina, facciamocene un po'. Facciamocene ancora, perché comunque servono. Allora, io dovrò un attimo, raga, orientarmi in questo maledetto posto. Non sarà tanto facile, ovviamente. Risaputo il mio senso dell'orientamento com'è, ragazzi. Ok, colpisci un po'.
Ok. Oddio, devo stare pure, raga, attentissima a dove cacchio vado, perché sti cosi possono spuntare tipo dappertutto. Oddio, guardate là. Che schifo, quella roba pulsa. Allora, mi sa che comunque in ogni caso, raga, dobbiamo prescindere e procedere da questa parte. Cosa abbiamo qua? Qualcosa di utile? Beh, qualcosa di sicuro c'è. Qua più nulla. Scusa, Luis. Eccone un altro. Ok, vai. E mori, c'è bello di casa, eh. Okay. Mi faccio esplodere sto coso addosso. Che schifo. Oh, shit. Non t'avevo notato, bastardo maledetto. Ecco. Io starei ancora cercando, raga, di capire quali sono le entrate dell'alveare. Non lo so, non mi è molto chiara questa cosa qua. Quindi probabilmente mi sa che questa sfida non riuscirò a completarla. Sarebbe più utile. Ecco qua. Eccolo qua, che bello che sei. Stupendo, ecco. Oddio, allora là in fondo c'è un altro. Qua non c'è un tubo. Eccolo là. Ok. Mamma mia, raga. I colpi come volano. Volano. Là sopra ce n'è uno. Guardate un po' come si era mimetizzato. Oddio, che ha fatto? Come ha fatto a precipitare nel nulla? Vabbè, a noi ci fa un favore, per carità di Dio. Di qua a sinistra c'è il nostro obiettivo, ma qua sotto invece... qua sotto si nasconde il caro Eusti. Abbiamo solo il meglio del meglio. Il meglio del meglio del meglio, signore, lo so, Eusti, lo so. Infatti questa caraffa, ragazzi, si possono incastonare ben due gemme. Io direi di incastonare un bello zaffiro e un altro bello zaffiro, perché no? Allora, la clessidra può essere solo venduta, la vendiamo. La caraffa la vendiamo. E mi sa che non possiamo vendere altro, quindi vendiamo questo. Riguardo il potenziamento, ovviamente, ragazzi, ripariamo il giubbotto. Aumentiamo la resistenza del coltello, visto che ci siamo, lo ripariamo. Direi di potenziare, ragazzi, la carabina, appunto. Lo Stingray, infatti, ragazzi, non lo vedo più in vendita, tra l'altro, quindi non vorrei fosse troppo tardi. Comunque, allora, compriamo risorse. Ah, lo Stingray è qua, ragazzi, esatto, si può riacquistare, solo che ovviamente adesso non ho spazio a sufficienza. Comunque, già questa è una buona notizia. Ovviamente abbiamo salvato la partita e quindi direi di procedere verso il nostro attuale obiettivo. Quindi seguimi, Luis, spero non ci siano altre sorpresine qua intorno. Abbiamo raggiunto, appunto, l'ascensore. E riguardo la sfida, regà, degli ingressi all'alveare, magari ovviamente qualcuno di voi mi dirà cosa avrei dovuto fare. Quindi andiamo, non posso perdere ovviamente, ragazzi, troppo tempo dietro a queste sfide secondarie. E quindi andiamo. Sono stremato. Meno male che la tecnologia ci assiste. Non ti capisco. Perché rischi così la tua vita? Non ci conosci neanche. Te l'ho detto. Mi fa sentire meglio. Dimmi la verità per una volta. Los Illuminados. Lavoravo per loro. Ecco la verità. Aiutare voi due non è abbastanza per redimermi, lo so. Però non voglio che ci siano altre vittime. Allora vedi di fare sul serio. Parole dure per uno scudiero. Parole dure da un uomo davvero strano. Quindi ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori da quell'inferno. Beh, oddio, non mi sembra tanto, sinceramente. Sono, ma vabbè. Pronto a respirare aria fresca. Porfin. Perché se siamo arrivati fin qui, vuol dire che siamo quasi... Quasi cosa? Luis! What the fuck? Da quanto tempo non ci si vede, matricola? Maggiore Krauser! Ma che cazzo? Perché? Recupero oggetti rubati. E uccido qualche ragazzo nel frattempo. No! Un lavoro facile. Ma povero Luis! Ashley, è stato lei. No, tu sei sveglio! Non te l'avevo insegnato?
I coltelli sono più veloci. Oh oh. Piano. Niente more. Oh cavolo. Ah! Oh! Porca vacca, che volo, regà! Oh, shit! Sappi, abbiamo appena iniziato. Ah, ok, quindi solo coltello? Il culto la sta controllando? Davvero? Questo non c'entra con loro. Sono un uomo libero che ha fatto una scelta. Ok, se lo dice lei. Ok, un attimo, regà, per riacquistare la lucidità mentale, perché non mi aspettavo sta cosa. Non mi ricordo se anche nell'originale succedeva esattamente così. L'ho giocato una sola volta, lo sapete, quindi davvero mi ha colto di sorpresa. Non me l'aspettavo. È arrivato il momento quindi di affrontare sto benedetto Krauser. Ah, porca vacca. Ok, mi devo ricordare, raga. Adesso l'L1 è importantissimo. Adesso l'L1 è importantissimo. Aia. E fammi vedere che sai fare. Aia. Un soldato come lei. Importantissimo. L'L1 adesso. Perché? Ti sei dimenticato cosa è successo 2 anni fa? L'operazione Javier? Maledetto. Operazione Javier. La mia intera squadra distrutta. No, il nostro governo non ha fatto nulla. Ok, 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 ragazzi, adesso il parry mi è fondamentale. Senza onore, senza pietà, con una furia devastante. Ai. La stessa cosa per me. Krauser. Lo capisco. Quello che è successo è... Oh! Non hai il diritto di ferire persone innocenti. Ma mi posso curare? Sì, di norma posso curarmi. Non ho comprato spray medici? Davvero fantastico. Ok, allora ragazzi, se per tutti gli episodi che ho giocato fino ad ora mi sono sempre completamente dimenticata del tasto L1 per parare i colpi, in questo esatto momento pare che il gioco ci ha fatto apposta a dirmi: aggiungeri. Te ne sei sempre scordata! Adesso dovrai usarlo per forza! Solo un ragazzino, illuso di poter distinguere tra bene e male. Preparati! Ma non hai imparato nulla in questi ultimi 2 anni! Ah, bello! Ammazza! Oh! Con calma! Troppo lento! Oh! Dici te? Troppo lento! Vai! Non male, Patrick. Conosco tutte le tue mosse. Ma c'è ancora. Mamma mia, raga, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ansia, ansia, ansia. Aia. Ok. Un altro calcione, intanto mi pio pure la piantina rossa. Non mi lascia molta scelta. Basta chiacchiere, matrice. Oh! Basta, matricola. Non sei cambiato per niente. Sei una vera delusione. Ma vattela, piander culo. Krauti delle mie palle. Luis. Non ho una bella cera, vero? Una grande perdita per tutte le donne. Non parlare. Prendi questa, la chiave del mio laboratorio. Vai lì e rimuovi quei dannati parassiti. Aiuta Ashley. Sai,
avuto una vita di merda. Ma ora... Tu che ne pensi, Leon? Le persone possono cambiare. Che palle, regà. Dai. Non so perché, cioè alla fine Luis effettivamente non è che lo si vive tanto come personaggio, però mi è dispiaciuto. E qua, quindi, finisce il capitolo 11 e inizia il capitolo 12. Sei stato valoroso, Don Chisciotte. Poverino. Non la passerai palle. Liscia, Krauser. Comunque lo si dovrà vendicare, ragazzi. E torna in superficie. Noi dobbiamo ancora tornare in superficie. Tra l'altro qua intorno ci sono... Qua intorno ci sono un paio di piantine verdi, quindi prendiamole. Non le lasceremo di certo qui. Ecco qua l'altra. Mi creerò già questa miscela qua con l'altra piantina rossa che avevo raccolto. Andiamo avanti. Dovremo prendere ovviamente questo ascensore. E addio Luis, valoroso compagno. Per quanto ci abbia accompagnati poco, effettivamente. Che dispiacere, regà. Ada. Leon, non c'è tempo da perdere, ascoltami bene. La tua amica è sulla torre dell'orologio. Se ti sbrighi, arriverai prima che si trasformi in una di loro. Ah, quindi non sei proprio senza cuore. Immagino di doverti ringraziare. Sì, dovresti. Ok, allora grazie. Quindi dirigiti alla torre dell'orologio. Siamo tornati finalmente, ragazzi, di regola al piano esatto del castello. In ogni caso, apriamo tutto quello che troviamo. Piccola chiave. Pace Eusti. E qua... Dove si va? Aspetta, aspetta. Non volevo... Non volevo già andare di qua. Ecco la torre dell'orologio. Resisti, Ashley. Vabbè, immagino e suppongo che si possa tornare indietro. Anche perché qua comunque c'era il vasetto. Ciao, caro. Ah, compriamo uno spray medico, ragazzi, visto che ci siamo. Ho salvato ovviamente la partita, quindi adesso è arrivato il momento di dirigersi in questa torre dell'orologio. Allora, che ne sarà stato di Ashley nel frattempo? Prima di entrare, rompiamo questo. Spinello e Pegetash. E qua che abbiamo? Sembrerebbe niente di importante. Sono queste due cosette. Pesetas, munizioni pistola, polvere da sparo. Va bene, andiamo. Apriamo questo grosso portone e stiamo pronti, perché non ho la minima idea di cosa ci possa aspettare da queste parti. Lei è davvero molto ostinato, signor Kennedy. È ostinato il mio signor, il mio secondo temo nome. Che sia finito. Ah. Cacciate quest'intruso! Eccala. Che palle. Allora, stiamo un attimo pronti, perché davvero non so cosa aspettarmi. Mi sa che mi conviene usare queste granate potenti. Oddio, solo su uno? No. Ok. Non volevo usare troppi colpi, lo stavo orora dicendo, però... che in qualche modo mi costringeranno, specialmente se hanno questi scudi di merda. Su, dai, tira le cuoia pure te. Diciamo, bisogna vedere quanti altri ce ne stanno qua intorno che ci aspettano. Intanto non so se è il caso di cominciare a salire. Tra l'altro non saprei dire cosa è meglio. Salve. Ok, via. Pure lei, grazie. Ne arrivano altri. Te lo so di... Oh, cazzus. Ah! Non me l'aspettavo. Lei non me l'aspettavo davvero. Ok. Via pure te, via pure te, via pure te. Mori, 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 mori. Non è morto? E non è morto? Ok, è morto.
facciamo il giro di qua, vediamo se c'è qualcosa di utile che si può rompere, che si può prendere. Barile, vegetage, e iniziamo a salire. Iniziamo la risalita, ragazzi. Mori pure te, non muore, e muore, muore, muore. Padapum, padapum, parapapa, parapapa, rapapa. Oddio, che cazzo era? Oh, ma che è una presa per il culo? Oh, oh, questo potrebbe essere un gran bel problema, ragazzi. Oh cavolo, di qua non si sale, tra l'altro. Ma che culo, devo andare per forza dall'altra parte, vero? E te pareva? E te pareva? Devo passare per forza da qua, ma non capì. Ok, vediamo un attimino, ragazzi, di andare di qua. Ecco fatto. Mamma mia, mamma mia. Me so piada fiammata dritta dritta in faccia. Che culo. Immagino che adesso, ecco, salirà di piano. Adesso lo stava lì. Ok, calma e sangue freddo, come al solito. Non userei ancora la cura, anche se la situazione non è proprio delle migliori. Niente, raga, devo partire con la fiamma che parte da qua. Dicendo... ah! Che cazzo è? Me la becco in faccia, quindi ok, andiamole dietro dietro. Facciamo attenzione a non prendere fuoco così d'un tratto. Niente, oh, non ce la posso fare. Ah, soreda! Ah, mammeta! Oh, ho giusto detto, non me devo curare. Niente, devo usare lo spray medico, mannaggia santa. E mori, cazzo, dai. Oh, quanti siete? Mamma mia, quanti siete. Cattivissimi loro. Tutti cattivissimi, vero? Non ci provà. Non ci provà. E mori. Mamma mia, oh, quanto sono resistenti sti bastardi. Eccolo là. Ecco, oddio che è. Oddio che stai a fa'. Oh, è una presa in giro. È una presa tipo in giro fortissima. Oh cavolo. Oddio, sta arriva. Adesso sì che... ah! Ok, ok, ok. Spero che non escano altre, mi auguro, perché sennò potrebbe essere un grosso, enorme problema. Oddio, sì. Oddio, regà, oddio, 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 mi devo pure sbrigare, devo ammazzare il bastardo che le fa scendere. No, 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 fammi passare, fammi passare. Porca vacca, porca vacca. Servono munizioni fucile, assolutamente, ragazzi. Spara! Mannaggia, oh. È su. Merda, il giubbotto. Te pareva. Che culo, no? Mamma mia, regà, che situazione di merda. Guarda che bello la palla, la palla, la palla, la palla, la palla. Ecco, niente, beh, volevo godere lo spettacolo della palla che lo travolgeva, ma niente, doveva andare così. Va bene, dov'è il bastardo che le sta facendo scendere? Oh, e vaffanculo, l'ho mancato malissimo. Vai, vattene via dalle palle. Terribile tutto ciò, veramente terribile. Rimani là. Dai, voglio vederne almeno uno travolto dalla palla. Almeno uno. Dai, fammelo vedere, fammelo vedere. Bello. Bellissimo il rumore che ha fatto. Eccote qua, pezzo di merda. Non mi vedi un po'? Oddio, no, 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 non volevo. Vabbè, allora, se ne travolge qualcun altro, a me mi fa un favore. Ovviamente. Allora, fatto sta. Ah, che situazione di cacca pupù. Devo scendere. Immagino proprio di sì, e ci saranno altre rotture, no? Suppongo. Non mi piace sta cosa. Aspetta, 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 li posso schiacciare. Stanno salendo da qua, davvero? Davvero, davvero? No, 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 lo voglio vedere, lo voglio vedere, lo voglio vedere, lo voglio farlo, voglio farlo, voglio farlo. Ah, beh, che bello, che bello. Bellissimo, bellissimo. Allora, usarla a proprio favore è davvero divertente. Davvero divertentissimo. Allora, fatemi via questo. Ah, oddio che faticaccia. Orologio stravagante. Ovviamente si possono incastonare gemme anche lì. Ok, immagino dover attivare questa. Che è successo? Un ascensore. Ah, comodo. Niente, mi sono lasciata indietro. Oddio, no. No, regà. Aspetta, non lo colpisco. Ah, sì. Ok, ok, almeno quello l'ho fatto. Oddio, no.
Questo Wyomo bastardo. Raga, ma tutta sta roba che sta in mezzo a sti piani l'ho lasciata qua. Ecco qua, siete morti, ditemele sì. No, non sono morti, non sono morti. Oh, rimani indietro, please. Ecco qua, eccone un altro. No, raga, devono saltare in aria. Tutti, tipo tutti now. No, no. Oddio. Ah, aspetta che prendo l'arma giusta. Mannaggia, oh. E che strapalle. Merda, siamo troppo niente pesanti. Su, andate via dalle palle. Situazione di merda. Situazione di merda. Ok, calma, 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 ce la possiamo fare. Per quanto sembri tipo impossibile in questo esatto momento, ma ce la si può fare con un po' di sforzo. Eccole là un altro. Bastardo, questo deve morire tipo subito. È morto? Sì. Meno male, almeno questa piccola consolazione. Oh cavolo. No, non t'avvicinare. Non t'avvicinare. Oh, un volo. Ah! Niente, raga, ho il parry, vedete? Porca miseria, quando mi serve me lo devo scordare sempre. No, raga, è un guaio. E dai, non mi toccare. Mannaggia santa. Oh, raga, è un guaio. È un guaio terribile. Ma tipo terribile. Ok, ho usato tutti i colpi per fucile. Non me ne posso fabbricare per niente, proprio nulla. Fantastico. È una situazione terrificante. Oh no. Oh no. Oh no. Assorete a mammeta, figlio di una grandissima soccola. Vai, colpiscilo mo. Mannaggia, mo. Non me posso fabbricare niente per curarmi. Devo usare la piantina così, raga. Ed è un guaio comunque, perché non è che mi ha curato chissà cosa, eh. Mannaggia. Ma quando cazzo si arriva? Oh, quanto manca? Ditemi che sono arrivata. È terribile, fatemi salire, prego. Fatemi uscire, fatemi uscire. E non è finita qua la situazione di merda. Ah, madonna. Oh, che palle. Ma veramente che palle. Non è morta. Oh, raga, sono nella merda. Sono nella merda. Non ho nulla per curarmi e sto per morire. Oddio. Oddio, che guaio. Mamma mia, raga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che c'è qua? Ah, si può guardare, eh? Allora, suppongo che l'ingresso sia quello, no? Eccolo là. Ecco Ashley. Ashley. Cavolo. La stanno portando là dentro. Niente, dobbiamo arrivare lì. Lì c'è altra gente che ci aspetta. Che bastardo. Raga, è terribile. Io non so in che condizioni devo arrivare lì, perché la situazione è comunque critica. Veramente critica. Ho pochi colpi di qualsiasi cosa. Veramente pochi colpi di qualsiasi cosa. Facciamo piano, che sta roba sta per crollare, tra l'altro. Oddio, no, questi devo passare. Qualcosa mi aveva detto di non correre. Adesso io voglio sapere. Ok, mi fa rinascere qua. Perfetto, però ovviamente nella stessa situazione di merda in cui già ero. Chiaramente. Niente, raga, quelli mi sa che mi tocca farli saltare in aria. E io speravo di trovare qualcosa per curarmi, ma purtroppo non c'è un cavolo. E Leon è tipo un punto di morte. Quindi cerchiamo di fare piano. Non mi colpirete adesso, perché bestemmio fortissimo. Ok, saltate in aria, grazie. Che fate un favore all'umanità intera. Mamma mia, raga, quanto sono resistenti sti maledetti. Allora. Ah, perfetto, madonna, raga, meno male, meno male, meno male. Allora, piantina verde, piantina gialla, giusto quello che mi serviva. Creiamo questa bella miscela. Ovviamente lo usiamo subito. C
ci curiamo. E ovviamente, ragazzi, salvo qui la partita, per cui direi che quest'oggi possiamo fermarci qua. Comunque di cose belle, carucce, ne abbiamo fatte. Purtroppo Luis, ragazzi, ci ha lasciati, insomma è morto, e non me l'aspettavo proprio per niente questo risvolto. In ogni caso dobbiamo ancora cercare di raggiungere Ashley. L'hanno appena portata dentro questa benedetta torre dell'orologio, quindi dovremo cercare di andare lì la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Abdoscia a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!